con la professoressa Ilaria Capua. Cara professoressa, che piacere vederla. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, come va? Bene, grazie, bene, siamo in primavera avanzata e il caldo si sente. Che succede da quelle parti? Florida, no? Siamo in Florida, fa caldo, so che hanno aperto i ristoranti, mangiano tutti all'aperto. E allora, così così, in alcune parti del paese, perché ovviamente vi sono modi diversi di comportarsi nelle varie regioni, nei vari stati, e devo dire che la verità è che nelle piccole città il Covid non è un grande problema, mentre nelle grandi città, come abbiamo visto anche in Italia, in Europa, è un problema molto serio. Senta, professoressa, il 26 maggio, ce l'ho qua, uscirà un libro che lei ha scritto durante, credo, questo periodo, durante la quarantena, vero? Il libro si chiama Il Dopo, il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale. Perché è arrivato lui, è arrivato un... Sto disgraziato, lo posso dire, professoressa, che ci ha rovinato la vita. Ma allora, certo, si sapeva che prima o poi sarebbe arrivato un virus pandemico e diciamo che il virus è una creatura di madre natura e, come diceva prima Albano, noi ne abbiamo sconfitti molti di virus. E quindi sono parte, no, della nostra esistenza e dobbiamo farci conti, non possiamo far finta di niente. Questa purtroppo è la realtà ed è quello che sta succedendo e quello che noi stiamo vivendo. Però effettivamente, professoressa, le devo dire che io a un certo punto, come tanti, sembrava un film di fantascienza, cioè non ci volevamo... Le prime notti io mi svegliavo di notte e dicevo, ma è un film o è la realtà? Soprattutto nei momenti in cui qui in Italia i morti erano tanti, abbiamo visto delle immagini che mai avremmo pensato di vedere, soprattutto non avremmo mai pensato di vivere questo incubo, perché di incubo si tratta, anche se adesso le cose stanno migliorando. Però veramente è stato molto difficile, no? per la gente poter accettare quello che stava accadendo. Magari lei, che è una studiosa, l'ha messo nel preventivo, infatti lei mi dice ce lo dovevamo aspettare, ma i cittadini no, non se lo aspettavano, per cui è stato veramente qualcosa di molto forte e di devastante. Sì, e comunque io dico che queste cose accadono, ma accadono ogni tot numero di anni, sono degli eventi estremamente rari che sono, appunto, per il loro potere devastante, oggetto di studio di moltissimi gruppi di lavoro. Purtroppo questa emergenza ci ha colpiti impreparati per tanti motivi e io devo dire che l'informazione ha fatto in alcuni casi un buon lavoro, in altri casi non ha fatto un buon lavoro. E secondo me adesso è il momento di cominciare a parlare di sanità pubblica alla televisione, cioè in programmi come Domenica In, che io guardavo da bambina. Perché? Perché le persone, gli individui saranno gli attori della soluzione di questo problema, non saranno i laboratori, non saranno i medici, non saranno i presidenti del Consiglio. Noi lo sappiamo che cosa dobbiamo fare, purtroppo, perché il virus non guarda in faccia a nessuno, è come se fosse una fotocopiatrice e lui fotocopia se stesso e in questa replicazione continua miete purtroppo molte vittime, specialmente in alcune popolazioni.
Beh, stiamo vedendo adesso in Brasile, insomma, stiamo vedendo proprio l'evoluzione, no, di questo virus. In Italia, professoressa, le cose vanno meglio. Le cose vanno meglio. Perché io vedo che... Secondo lei... Al di là del numero dei contagi, sì, che è importante, ma non è il punto di rottura. Il punto di rottura sono le terapie intensive. Cioè, se noi torniamo ad una assistenza sanitaria pre-Covid, riassorbendo anche tutte quelle problematiche che sono rimaste indietro, le vaccinazioni dei bambini, gli esami di screening per chi si deve fare i controlli oncologici, adesso noi dobbiamo tutti insieme fare in modo che la sanità si riprenda senza polemiche, e poi a quel punto possiamo cominciare a riprendere gradualmente una vita normale, sapendo che qualcuno si ammalerà, ma che se qualcuno si ammalerà verrà curato bene. Se guardate la curva che pubblicano ogni giorno sul Corriere della Sera, vedrete che il numero di casi gravi e il numero di morti sta diminuendo. Sì. Il numero di infetti purtroppo è un numero evanescente, ecco, che cambia sempre. Per cui noi siamo i controllori di noi stessi, cioè siamo noi che dobbiamo stare attenti. Prendere il toro per le corna. Stare attenti, cioè adesso, sì, diciamo, la palla, sì, in mano nostra. Sì. Professoressa, mi sembra di capire. Guardi, grazie che mi fa dire questa cosa, perché io vedo tante persone smarrite che mi chiedono, ma io questo lo posso fare? Ma questa è sanità pubblica che riguarda tutti, quindi ognuno di noi deve pensare a cosa può fare a seconda del proprio stato di salute. Diciamo che a mia mamma, che è una signora, diciamo che ha compiuto 80 anni, è una donna che grazie al Servizio Sanitario Nazionale Italiano adesso è in buona salute, nonostante abbia avuto degli acciacchi, ma lei deve rimanere protetta, non può, certo, andare a giocare a carte con le amiche. Mia suocera, grandissima donna che gioca a bocce, non può andare a giocare a bocce 3 volte a settimana. Ma lasciala andare, professor, ma 80 anni, gli togliamo le carte, gli togliamo le bocce. Ma il problema è questo, Mara, è che se mia mamma e se mia suocera si ammalano, vanno in ospedale. Lo so. Forse non ne vengono fuori. Lo so. E questo è un costo. Quanto costa ogni ricoverato in terapia intensiva? Se noi continuiamo a pensare che il servizio sanitario è la rete di protezione di tutte le nostre disattenzioni. Certo. E non lo pagheremo mai il conto, il sistema non può stare in piedi. Senta Ilaria, lei questo libro, che faccio rivedere, lo dedica proprio alla mamma e alla suocera. E la mamma non lo sa. Ah, non lo sa, glielo dico io adesso. Come si chiama la mamma? Deve guardare nel libro. E chi ci vede, Ilaria, chi ci vede? Devo cambiare occhiali. Anch'io. Allora, cambio gli occhiali. Allora, a Maria, Grazia e Isobel. Esatto, rose quadrate. Allora, Maria Grazia è la sua mamma. Sì, Isobel è la suocera. È la suocera, vedi che carina però anche la suocera. Allora, ma la mamma l'ha saputo adesso che il libro è dedicato, ma la suocera vive in Italia, Ilaria? No. La suocera vive in Scozia e lei è da sola e allora le facciamo coraggio, no? Le diciamo, certo, guarda nonna Scottish, che devi starti tranquilla, vai a fare le tue passeggiate da sola, bocce magari riduciamo. E lei risponde, ma guarda, io sono scozzese, ho passato la guerra e sai che c'è? Che io adesso faccio quello che devo fare perché poi voglio venire in Florida a trovarvi.
E scusa Ilaria, però ha ragione, posso dire, perché con la mascherina e con le distanze non può giocare a boccette. Ma più che altro è la diciamo, vicinanza fra nonni. Non tocchiamo questo argomento, Ilaria, dei nonni, perché io non ho dormito 3 notti, lei lo sa, perché io sono nonna e a un certo punto, siccome io la seguo come tanti italiani, lei in questo momento è diventata, insomma, a parte, piace molto a tutti, glielo devo dire, ha conquistato veramente, tant'è che ho visto, faccio vedere, sta la copertina del site del Corriere della Sera, con una bellissima fotografia peraltro. Mio orto, io c'ho un orto immaginario. ho letto tutto. Senta Ilaria, no, voglio dire, io non ho dormito 3 notti perché a un certo punto lei ha detto il rapporto fra nonni e nipoti non sarà più come prima. Allora io ho un nipote di 17 anni e uno di 3. Quando ho letto questo, nel momento anche dove veramente, io lo ammetto, io ero molto, molto fragile, molto turbata, ero caduta anche un po' in depressione, poi però uno si fa forza, dovevo venire qua a fare domenica in ogni domenica perché volevo far compagnia a chi mi segue, non mi sembrava giusto rimanere a casa per paura e ce l'ho fatta, però io ho superato tutto, ma non ho superato proprio che i nonni non possano più avere il rapporto che avevano prima. Io dopo 3 mesi ho visto ieri sera il mio nipotino di 3 anni e ovviamente non l'ho baciato, è un bambino di 3 anni, hai voglia soltanto di tenertelo stretto e di sbaciucciartelo, però un po' di paura ce l'abbiamo, Ilaria, questo voglio dire, ma davvero non sarà più come prima? Ma almeno per un po', infatti io sono venuta da lei perché dobbiamo essere alleate nel dare messaggi, no? Certo. Allora, quando io ho detto che i nonni dovevano stare un po' lontani dai bambini, era perché i bambini, sappiamo, trasportano l'infezione e l'amplificano. E allora, in un momento nel quale gli ospedali erano ingorgati e ogni persona fragile, perché poi non sono solo i nonni, rischiava di non avere una cura adeguata, no? Perché gli ospedali erano pieni. E quindi ho detto, ma qual è la misura di sanità pubblica più efficace che posso dire? È quella di tenere i nonni protetti. Quindi io quello che chiedo ai nonni, alle nonne, chiedo anche ai bambini e alle mamme, perché da questo problema verremo fuori insieme. Allora, facciamo un patto. Adesso è il 20 di maggio, arriviamo alla fine di giugno. 24. Va bene, facciamo una via di mezzo. Sì. 28 giugno e facciamo una rivalutazione della situazione, perché noi potremmo trovarci con degli italiani che hanno capito che certe cose per un po' non le possono fare, quindi le feste di compleanno le rimandiamo all'anno prossimo, le feste di laurea, pensate quando racconterete ai vostri nipoti: io non ho potuto fare la festa di laurea perché c'era la pandemia. Sarai d'accordo? Allora, questa è una cosa che purtroppo ci è accaduta, e però io vorrei che si cominciasse a pensare anche alle opportunità che questa pandemia porta con sé, perché non possiamo vedere soltanto l'energia distruttiva. L'energia è energia in sé, porta distruzione, ma porta anche generazione, no? Certo. Donne che hanno partorito sanno quanto dolore ci vuole ogni volta che nasce una vita nuova. Ecco, a me piacerebbe che, specialmente dalle donne, ma non solo, da tutte le persone che capiscono che sono arrivati dei messaggi forti e chiari, che la vita che facevamo prima era una vita alla quale eravamo abituati, ma che era proprio al limite della sostenibilità, e che magari possiamo reinventarci una vita che sia meno
di corsa, più a misura di esseri umani e soprattutto che abbia nel proprio tessuto delle regole di sanità pubblica come lavatevi le mani, i virus si passano con le mani e con gli starnuti, guarda, che magari riuscirà... Così io brava. Viaggio. Brava, anche acqua e sapone va bene. Sì, però qui non ho il lavandino, ma io 3-4 volte durante le mie 3 ore e mezzo passo questa ecco. soluzione e l'alcol. Sì, ecco, insomma, pensa prima con tutte le mani che si stringono, no? Quanto non ci lavavamo le mani? Adesso allora, le mani non ce le diamo più, Ilaria. Portiamoci questi comportamenti senza esagerare nel futuro, perché servono per tante tante cose. Ilaria, lei stessa, no? Lei parla di cambiamento di vita, è sicura, e sono d'accordissimo con lei. Ma lei stessa dice, anch'io ho cambiato la mia vita, io prendevo aerei, andavo, venivo, anche lei ha cambiato completamente proprio la sua quotidianità, la sua vita anche professionale, non solo, visto che la sua famiglia è in Italia. Sì, la mia famiglia di origine è in Italia, mio marito e mia figlia sono qui in Florida. E certo, io viaggiavo molto, però di punto in bianco questa pandemia ci ha mostrato che l'impossibile è possibile. E quindi io sono nel salotto di Domenica Inn, che è un grande piacere. Ma grazie, è un piacere mio. Una trasmissione con cui tanti di noi sono cresciute, quindi a parlare di sanità pubblica. E questo è bellissimo. Però è giusto, Ilaria, perché è giusto anche che un contenitore pop, come lo chiamo io, che arriva in profondità al grande pubblico, al vasto pubblico, si possa parlare di questo. È importantissimo. Ilaria, io ho letto nel libro, perché sono letta tutto, mi ha molto colpito, perché dice, non sapendo da che parte cominciare, lei scrive, mi sono messa a fare la cosa più semplice che mi è venuta in mente. Le presine, ho guardato su internet, ho provato e non sono più riuscita a fermarmi. Dovevo fare 4 presine e ne avrò realizzate almeno una ventina di tutti i colori. Non sono brutte, solo che dovevano essere rotonde, ma mi sono uscite quadrate. E questo è... eccola lì! E voilà. Molto carine, colori molto carini. C'ho anche la versione Università della Florida con i colori della squadra. Ma tante ce ne sono. Ma cuciva già a macchina o ha imparato proprio in questo periodo? Non sento più. No, non mi dici. No, non mi dici. Mi senti? Che è successo? Mi sente Ilaria? Oh, meno male. Ilaria, però questa attività delle presine è cominciata da poco allora. Sì, io non so cucire, però mi hanno regalato una macchina da cucire, una perché partiva e tornava in Europa e non funzionava in Europa. E allora io, mi affascina la macchina da cucire perché è uno strumento di una potenza inaudita, no? Cioè, delle cose pazzesche, la macchina da cucire. E quindi ho detto, vabbè, ma cosa mi metto a fare? Mica faccio cucire un vestito di cosa. E allora ho pensato, cos'è una cosa facile e che serve? Le presine. E quindi adesso quando vado a trovare i miei colleghi e i miei amici, non c'ho l'imbarazzo della bottiglia di vino, gli porto la presina fatta da me. E guardi, ho fatto fare anche le etichette. Rose quadrate. Rose quadrate, sono firmate, rose quadrate. Me ne manderà 2, così o quando arriva in Italia magari ci incontreremo. Senta, secondo lei, io lo so che tutti dicono no, ma sto virus, visto che in Italia adesso va tutto molto meglio, si è indebolito come dicono o no? Qualcuno allora, dice sì, qualcuno dice no. Dunque, indebolito in termini virologici ha un significato preciso, cioè vuol dire che ha perso
virulenza, cioè ha perso benzina. Io credo che più che essersi indebolito il virus, che dovrebbe comunque vedersi dalla mappa genetica, cioè quando si studiano i virus si capisce se sono rafforzati o indeboliti, e ancora che io sappia queste informazioni non ci sono. Credo però che da un lato siamo usciti dall'emergenza di sovraccarico del servizio sanitario, secondo abbiamo imparato a combatterlo, abbiamo imparato a curare, abbiamo gli antivirali, c'è la plasmaterapia, ci sono le terapie di sostegno, cioè siamo 4 mesi dopo in tutt'altra dimensione, e quindi voglio dire, il virus purtroppo non andrà via, ma noi siamo molto più intelligenti di lui e riusciremo a sconfiggerlo e a farlo ritornare a come era i primi di gennaio. I primi di gennaio questo virus circolava in Europa e non se ne è accorto nessuno. Per cui come un'influenza? Guardi, questa cosa dell'influenza io l'ho spiegata anche nel libro. Sì. È stata... Ecco, sì. Però io credo che io non posso, da persona che ha studiato l'influenza tutta la vita, dire che l'influenza è banale. Perché l'influenza non è banale. No, perché fa un sacco di morti. Esatto, il virus dell'influenza è peggio del coronavirus. Allora, l'influenza dà un quadro sintomatologico che va da un po' di mal di ossa, un po' di febbre, uno starnuto, a gente che viene ricoverata con la certo, peste, certo. Esattamente come il coronavirus. Certo. Io non posso cercare di spiegare le cose alle persone dicendo che l'influenza è banale. L'influenza è una malattia seria ed è una malattia per la quale bisogna vaccinarsi. Ecco, io, questo era la domanda. Mia figlia e le mie nonne, tutti vaccinati per l'influenza. Per cui noi a settembre, se vogliamo stare un po' più tranquilli, dobbiamo fare la vaccinazione. Tutti. Assolutamente. Non è assolutamente. Perché dicevano sopra i 60 quasi obbligatoria. Perlomeno qui nel Lazio Zingaretti aveva detto sopra i 60 potrebbe diventare obbligatoria. Lei invece la consiglia a tutti, Ilaria? Guardi, io la faccio, poi ognuno... Allora, le categorie certo. A rischio la devono fare. Cioè, in Italia c'è una copertura alla vaccinazione anti-influenzale nelle persone over 65 del 50%. È poco. Anche, guardate, per un motivo molto semplice. Se uno si infetta con il coronavirus, non è che non si può infettare con un altro virus. E due virus is peggio che one. Senta Ilaria, in un primo tempo dicevano che le donne erano le meno colpite, invece poi recentemente è venuta fuori la notizia che non è così. Guardi, io su questo non ho dati certi, perché nonostante il ministro Speranza abbia fatto un'interrogazione attraverso Sandra Zampa al comitato, adesso non mi ricordo come si chiama, di tecnici, non credo che sia arrivata una risposta ufficiale. Quello che noi vediamo dai big data che vengono fuori dall'osservazione di come questa infezione si muove in tanti paesi, ci mostra chiaramente che le donne sono meno a rischio di sviluppare la forma grave, quindi di finire in ospedale. Allora, a mio avviso, adesso che stiamo ripopolando, ripopolare con una forza lavoro 50% donne, 50% uomini, sarebbe una misura di sanità pubblica che va verso una ripresa economica. Sono molto d'accordo con lei, Ilaria, su quello che dice. Viva le rose quadrate! Viva le rose! Infatti ho fatto un applauso solitario, perché siamo veramente 4 gatti qua in studio. Prima del virus questo studio era pieno, il pubblico, insomma. Però ce l'abbiamo fatta, stiamo andando avanti. Io
Come sarà questa nostra estate, Ilaria? Come sarà? Perché siamo molto impauriti, a parte i giovani che sono usciti tutti, abbiamo visto anche ieri, l'altro ieri, immagini forse un po' azzardate, no? Nel senso che i giovani sono tutti per strada, ma li capisco anche, dopo 3 mesi chiusi dentro casa hanno voglia, però bisogna stare attenti anche tra i giovani, perché poi i giovani vanno a casa e portano tutto quello che prendono fuori alla mamma, al papà, al nonno e alla nonna, perché poi siamo sempre noi quelli che ci rimettiamo più di tutti, vero professoressa? Allora facciamo una proposta, diciamo che non si può prevenire ai giovani di andare fuori e prendere una boccata d'aria o fare una corsa. I giovani devono capire che loro non sono al riparo dall'infezione, sono quasi sempre al riparo dalla forma grave, ma non sempre. Quindi anche i giovani possono prendere la forma grave. Certo, i giovani sono l'anello di congiungimento, perché poi noi, i giovani e i millennials, ancora molti vivono a casa. Quindi bisogna, quando parlavo di cambiare le mappe mentali, bisogna per un po', non per sempre, per un po' attuare ognuno di noi dei comportamenti, diciamo, di precauzione. Allora, quando mia figlia, speriamo riusciremo a venire in Italia, rincontrerà la nonna, il che avverrà tra qualche mese, se la situazione è sotto controllo la potrà abbracciare e se no le manderà un bacio, ma la cosa importante è che si vedano. Certo. E lei ha anche detto nell'intervista, l'ho letta, dicendo ma io poi alla fine ho recuperato anche il fatto di stare a casa e farsi le videochiamate. Lei ha detto io poi ho ritrovato amici che magari non sentivo da tanto tempo, e questo è verissimo, perché è successo anche a me. Cioè ritrovare in questo momento così difficile, complicato, abbiamo ritrovato anche i vecchi amici, cioè la voglia proprio solo di vedersi, che poi devo dire che non è manco male vedersi con sto telefonino, perché ci si vede bene, per cui sì, è un nuovo modo sì, no? Sì. Di relazionarci. Sì. E poi anche di fare una socializzazione nuova. Allora è possibile, per esempio, far entrare nelle chat delle persone che magari non fanno parte di quella chat, ma è di quella chat video, ma magari ti fa piacere presentarvi qualcuno, no? Sì. Si aprono tante... E poi vorrei, adesso torno un attimo al libro. Eccolo qua. Perché vorrei... No, ma non il libro in sé. Questo libro io lo presenterò solo da remoto ed è incredibilmente possibile che potrò presentarlo con delle persone, insomma, veramente speciali, come Alessandro Baricco, come Enrico Giovannini, Gianni Letta, anzi Enrico Letta, ho sbagliato. Enrico Letta, quindi Gianni Letta lo dobbiamo presentare insieme, questo è uno slip. Ma quando arriva in Italia, professoressa, non le manca l'Italia? Tantissimo, cioè tantissimo, però nella vita bisogna fare di necessità virtù. Adesso sono qui, cerco di fare le mie cose bene da qui, anche per aiutare l'Italia, dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista del sostegno alle idee nuove, quindi poi il proprio ruolo si trova. Ma noi abbiamo bisogno di persone come lei, di gente come lei. Non è giusto che le grandi menti, i grandi studiosi, scienziati debbano andare all'estero. L'Italia deve cominciare a capire anche questo, e secondo me bisogna finanziare la ricerca. Devono cambiare tante cose, secondo me. Ilaria, non trova? Sì, devono cambiare tante cose, però io voglio veramente credere che adesso siamo tutti così un po' spauriti, spaesati, e c'è del vuoto in mezzo, no? E questo vuoto va occupato, ecco, con le presine, voglio dire, no? Facciamo delle cose nuove, inventiamoci dei concetti nuovi
e stiamo attenti a fare veramente ognuno il nostro pezzettino per venire fuori da questo pasticcio, perché è come un puzzle. Se qualcuno scappa con tutti i pezzetti del cielo, il cielo non lo troviamo. E quindi bisogna che ognuno metta il suo pezzettino, perché poi avremo combattuto questo virus e soprattutto ridotto le grandissime, no, ridotto no, ma insomma cominciato a ripartire contro questa crisi economica che sarà disastrosa. Cioè, purtroppo io penso sì. Solo a, cioè, quelli che lavorano per le linee aeree, tutti quelli che lavorano per i treni, per le macchine, cioè siamo di fronte a un nuovo mondo che dobbiamo affrontare veramente tutti insieme, perché qui non è colpa di nessuno, tutto, ci siamo dentro con tutto il mondo. Purtroppo è così, purtroppo c'è una crisi spaventosa. Io adesso lascio lei e vado a Venezia col sindaco di Venezia, il sindaco di Capri, ma insomma ho preso due, Venezia e Capri, perché sono posti che vivono proprio di turismo. Cioè, e purtroppo c'è una crisi terribile e bisogna stare molto attenti e aiutare poi soprattutto chi ne ha bisogno a ricominciare, altrimenti non ci ammazza il virus ma ci ammazza l'economia. Ecco, però dipende da noi, ecco questo io vorrei dire, il virus da sé fa quello che fa un virus, cioè si attacca a dei sistemi fragili. Se noi teniamo protetti questi sistemi fragili, mettiamo in atto delle misure di sanità pubblica e lavati le mani, abbiamo fatto con Rai 2, abbiamo fatto, e chiedo anche a voi, aiutate noi, persone non della comunicazione, a far capire alle persone, perché non, se no ci saranno dei cluster, no, di malattia. Sì, ma... Ecco, quindi la bocciofila di... il dopolavoro di la dei focolai, dei focolai. Ilaria, perché tanti morti in Lombardia? Cioè, perché il virus ha attaccato le regioni al nord e meno al sud? Guardi, io non ce l'ho una risposta. Certo, ci sono una serie di fattori comunitari che sono l'inquinamento, la mobilità, la rete dei treni. A Milano è una cosa insomma poco decorosa per un paese, quindi sono sporchi, quindi lì sicuramente ci sarà stato un'amplificazione del contagio, abbiamo l'età avanzata, abbiamo, ho detto prima, l'inquinamento. Certo. Io quello però che vorrei invitarvi a ragionare è che questa è una malattia che ha tante facce. Quello che è successo in Lombardia è simile a quello che è successo a Madrid, simile a quello che è successo a New York, simile a quello che è successo a Londra. Non è uguale a quello che è successo a Bolzano. Quindi, ma Bolzano come, come Messina. Quindi, dobbiamo studiare questa malattia delle altre lenti. E io sto lavorando dei sindaci di paesi europei e extraeuropei per portare avanti un nuovo modo di affrontare queste situazioni, cioè dal punto di vista delle città. Certo. Quali sono le fragilità delle città che, sulle quali possiamo intervenire ora, non fra 10 anni. E quindi è veramente, secondo me, uno spunto pensato per una grande rinascita. Grazie professoressa, è stato molto bello parlare con lei, ma veramente molto bello e è stato molto gratificante per me, glielo confesso. Allora, grazie, per grazie la professoressa. Grazie di avermi aiutato a chiarire la mia situazione, il mio problema con i nonni, a cui voglio bene, sono la nostra memoria storica, sono le colonne portanti della nostra vita. E quindi ce la faremo, Ilaria. Ce la faremo. Posso anche, dire una cosa anche noi, no, quello che vuoi. Vorrei salutare Fernand Hozpetek. Ma ce l'ho dopo! Ce l'ho dopo di te. Perché io e mia figlia
guardiamo regolarmente i tuoi film perché c'è così tanta Italia dentro che è bellissimo. Grazie Fernando. È un maestro. Lui sarà qui a presentare il suo libro che io ho letto di corsa ieri pomeriggio, un libro bellissimo che consiglio, te lo consiglio, ce l'ho qua. Il libro si chiama Come un respiro. Invece, adesso ero passata al tu, professoressa, lei ci ha dato tante risposte. Diamoci del tu. Ormai. Diamoci del tu. Allora, Ilaria. Siamo venete. Ma sei veneta? Siamo venete. Ma di dove? Sono amico su a Padova. Ma dai. Ah sì, certo. E allora, cara Ilaria, grazie per tutte le risposte che ci hai dato, ma per il pubblico leggete questo libro perché soprattutto in questo momento è fondamentale per capire qualcosa di più, ma soprattutto serve a noi perché leggendo questo libro noi sappiamo esattamente come muoverci. È troppo importante perché ci va di mezzo la nostra vita e la vita delle persone e la vita dei nostri cari. Edito Mondadori, eccolo qua, Ilaria Capua, il dopo. Grazie Ilaria. Grazie. Grazie.